Silvia è di Parma, il signor Brocchi è di Rimini, quindi anche il signor Poletti, l'arbitro, avrà diritto di voto. Match previsto sulla distanza delle 10 riprese, non c'è nessun titolo in palio, ma data l'alta posizione in classifica di Broad, numero 4 nelle graduatorie della IBF, è logico considerare questo incontro come una tappa di avvicinamento, una tappa molto importante per il nostro Damiani, che fino a questo momento ha superato con disinvoltura tutti gli ostacoli che gli sono stati messi di fronte e che gradualmente vede aumentare la difficoltà di questi impegni. Dovremmo esserci, è il gong della prima ripresa, Francesco Damiani contro James Broad. Abbozza il destro Broad. Ha perso una sola volta prima del limite con Tim Witherspoon, ex campione del mondo dei massimi sia per il WBC che per la WBA. L'obiettivo più possibile per Damiani è un confronto per il titolo mondiale della IBF, titolo attualmente vacante. Se lo contenderanno il 30 maggio James Douglas e Tony Tucker. Col jab sinistro Damiani. Atteggiamento abbastanza prudente di Damiani, che aveva iniziato con una maggiore spavalderia contro Greg, ma comunque adesso ha messo a segno un buon gancio sinistro. Prova ad affondare il destro Broad. Damiani ha perso un attimo l'equilibrio. Sbaglia la misura del destro Damiani. Allontana l'avversario con una spinta Damiani, cerca di riguadagnare la distanza, lavora con il jab sinistro. Gancio destro, ottimo gancio destro di Damiani. Buon lavoro in velocità, ma anche un colpo molto preciso, quello portato a segno da Francesco Damiani. Sul destro di Broad ha messo il destro Damiani. Ancora col destro, col sinistro, il destro, una serie a due mani. Ed è la conclusione di una prima ripresa che sicuramente Francesco Damiani si aggiudica. È stata una prima ripresa più vivace del previsto, nella fase finale soprattutto, quando Damiani è andato a segno con una bellissima combinazione, tre colpi in sequenza, destro, sinistro e destro. Ecco qui, ecco che immediatamente la regia di Povi Bonnici ci manda le immagini. È stata questa azione, eccolo qui, a conclusione del primo round, l'azione più significativa dei primi tre minuti, quindi primo round sicuramente favorevole a Damiani. Di fronte ad un avversario che propone sicuramente dei notevoli problemi per la sua mole, per la sua esperienza ed anche per la sua potenza, se leggendo il suo record troviamo che ha vinto 15 volte prima del limite in un record di 20 successi. L'ultimo incontro Broad l'ha perso ai punti sulle 12 riprese contro Tony Tucker ed è già la seconda ripresa, Francesco Damiani contro James Broad. Col jab sinistro Broad.
col gancio sinistro Damiani, da vicino col sinistro Broad. Dritto Checco. Allunga il destro Broad. Forse per non concedere troppo vantaggio in peso all'avversario, Damiani è salito sul ring a 103 kg, sono un peso superiore alla media. Pizzica col jab sinistro Broad. Prova col gancio sinistro e entra poi col destro Damiani. Broad aveva bloccato il gancio sinistro di Damiani, ma non è riuscito ad evitare il destro. Tenta il destro dritto Broad, un po' lento e quindi abbastanza prevedibile. Tocca col jab sinistro Damiani. A vuoto col gancio sinistro il nostro pugile, che ha attirato qui al Palazzo dello Sport di Bologna il pubblico delle grandi occasioni. Erano anni che Bologna non rispondeva in questo modo ad una riunione pugilistica. Segno ormai della popolarità di questo nostro peso massimo nei confronti di una platea che ha avuto come suoi idoli prima Francesco Cavicchi e poi Dante Canè. Ma il mito che Damiani insegue è quello di Primo Carnera, unico italiano campione del mondo dei pesi massimi. Il gancio sinistro di Damiani, poi il gancio destro di Broad. A vuoto col destro Damiani che si accende il match. Ha dovuto incassare anche Damiani un paio di colpi, va a destro col gancio va a vuoto con il gancio destro. Col montante destro prova da vicino Broad. Gancio destro di Damiani. Jab sinistro Damiani. Col destro tenta poi il gancio sinistro Broad, la seconda ripresa per il pugile americano. Pugile gigantesco, ma non sprovveduto tecnicamente come abbiamo potuto constatare nella seconda ripresa, nella quale ha replicato al lavoro di Damiani. È riuscito a mettere a segno un paio di colpi nei momenti più vivaci del round. Questa è la terza ripresa. Situazione di equilibrio sul mio cartellino. Prima ripresa per Damiani, la seconda per Broad. Tocca col jab sinistro Damiani, che deve giocare sul tempo perché ha uno svantaggio in altezza e in allungo nei confronti dell'avversario. Broad è uno degli sparring partner favoriti di Mike Tyson. Il gancio destro di Damiani, poi il gancio sinistro. Prova il destro dritto Broad, si porta fuori misura Damiani. Stavolta meno preciso il gancio destro di Damiani. Il gancio sinistro in uscita di Broad. Sinistro e destro di Broad. Il destro di Damiani. Il destro dritto di Broad. Cerca poi di lavorare da vicino. Stop.
Si vede nella volta vicino il mestiere di James Broad. Entra col gancio sinistro Damiani. Si sgancia dall'avversario Damiani, che prova ad entrare col gancio destro, evita un gancio sinistro dell'avversario e poi un destro dritto. L'impressione è che a Damiani non convenga il lavoro troppo da vicino, anche perché la mole dell'avversario rende questo lavoro piuttosto difficile e dispendioso. Buono il montante destro di Damiani, che è riuscito a entrare ma poi incassa il gancio sinistro, poi il gancio destro e un sinistro alla figura. Il destro di Broad, il destro terribile di Broad, va ancora il destro. Reagisce d'orgoglio Damiani, il destro dritto di Broad, ed è la conclusione della terza ripresa favorevole a James Broad. Sono stati momenti difficili per Damiani in questa terza ripresa, prima il lavoro da vicino di Broad, poi anche altri colpi. Non è più riuscito ad anticipare l'avversario. Ecco qui riproposte alcune fasi di questo round. Ecco questo destro, avete visto, poi il gancio sinistro di Broad. Vediamo da un'altra inquadratura. C'è stato anche un buon gancio destro di Damiani. Qui un montante destro di Damiani. Dicevo che Broad propone problemi difficili, innanzitutto per la sua mole, il lavoro da vicino diventa molto faticoso, molto difficile. Damiani dovrebbe cercare di lavorare d'anticipo in velocità, sfruttando la sua miglior tecnica, la sua maggiore agilità. Siamo alla quarta ripresa. È stata annunciata la quinta, ma è chiaramente la quarta ripresa. Sinistro e destro di Broad in apertura di questo round. Correzione ora dello speaker ufficiale, che aveva detto quinta ripresa quando era chiaramente la quarta. 1, 2, 3, si ha la conferma dal ring che si tratta di un incontro difficile. Comunque Damiani con due buoni ganci, montante adesso da vicino di Broad. Il gancio sinistro di Broad. Sono colpi pesanti. E il gancio destro di Damiani! Il gancio destro, poi il sinistro, ancora il destro! Damiani in avanti. Broad ha sicuramente sentito il gancio destro di Damiani. È stato un gancio destro che ha spento le lampadine di Eddie Gregg due mesi fa sul ring di Lucca. Ancora il destro Damiani. Cerca spazio per i suoi colpi. Col jab sinistro, entra col destro. Gancio destro ancora, il sinistro, il destro. Bisogna stare però attenti alle reazioni di Broad, il montante destro di Damiani. Ancora il destro. Tenta il montante destro e poi il gancio di sinistro Broad. Incassa un duro destro Damiani, ma reagisce bene. Splendida battaglia anche questa. Mai avevamo visto Damiani così impegnato. Si scambiano autentiche mazzate, i due colossi sul ring, sono colpi pesanti, ogni colpo può essere decisivo. Montante destro di Damiani. Buon lavoro alla figura da parte di Damiani, c'è bisogno anche di questo lavoro per rallentare l'azione dell'avversario. Un gancio sinistro di Broad, poi col jab sinistro Damiani lo anticipa. Damiani chiude la traiettoria dei colpi all'avversario. Un sinistro da vicino alla figura di Broad che poi va a vuoto col sinistro. E Damiani entra col destro, poi col destro ancora. Sinistro e destro, si
difende bene Broad. Non è facile trovare apertura nella sua guardia, ma ora Ranieri lo centra con il destro, poi col sinistro, ancora col destro. Montante adesso di Broad, sempre pericoloso nelle reazioni. Ed è la conclusione di una splendida quarta ripresa favorevole a Francesco Damiani. Ecco qui riproposte alcune fasi di una quarta ripresa, raramente sui nostri quadrati si era visto un match tra presi massimi così vivace, così avvincente. Quinto round, il ring è quello del Palazzo dello Sport di Bologna, Francesco Damiani ha di fronte James Broad, numero 4 nelle classifiche mondiali della IBF. Io ho una situazione di perfetto equilibrio sul mio personalissimo cartellino, prima e quarta ripresa per Damiani, seconda e terza per Broad. Un attimo di tregua in questo match, poi un gancio sinistro prima di Damiani, poi di Broad. Montante destro e gancio sinistro di Damiani, gancio destro di Broad, gancio sinistro di Damiani. Poi il jab e il destro di Damiani. Damiani ha bloccato con il suo sinistro un pericoloso destro dell'avversario. Gancio destro di Broad. Damiani andato a vuoto col sinistro e rientrato con un destro al corpo. Montante destro e gancio sinistro di Damiani. Poi da vicino Broad. Damiani cerca di bloccare Broad, cerca di non farlo lavorare da vicino. Bel gancio destro di Damiani che ha incrociato bene l'avversario. Bel destro di Damiani. Via di lì, citilo via, bravo. Citilo via. Buon lavoro al corpo, bel gancio destro al viso. In un angolo, sulle corde Broad. Due volte il sinistro. Sono sempre pericolose le sue reazioni. Ancora un destro, il sinistro, il destro. Il destro, il sinistro, ancora il destro. Attenzione. Eccellente combinazione di Damiani. Poi però Broad si avvinghia. Col destro da lontano Broad. Che torna in avanti, è il gong. La favorevole a Damiani, la quinta ripresa. È stata una bellissima serie di Damiani in questo quinto round, un ottimo lavoro, ma evidentemente questo Broad è un uomo che tiene moltissimo, molto solido. Ecco qui, guardate questo destro. Ecco questo gancio destro di Damiani che poi fa seguire il sinistro. Qui da un'altra angolazione. Ecco, questo destro è stato il colpo più efficace messo a segno da Damiani nella quinta ripresa. Primo piano per Francesco Damiani che sta verificando sul ring la difficoltà di un incontro che d'altra parte gli aprirebbe, se superato, posizioni di riguardo, di rilievo nella classifica mondiale dei pesi massimi, possibilmente una chance alla versione IBF del titolo mondiale. È la sesta ripresa dal Palazzo dello Sport di Bologna, Francesco Damiani contro James Broad. Un punto di vantaggio per Damiani, a mio giudizio, dopo le prime cinque riprese. Un gancio destro di Broad, poi lo anticipa Damiani con il sinistro.
sinistra in uscita Damiani, sinistro e destro. Via, vai via, vieni sulle mani e vai via. È Brodo che tiene in questo momento il centro del ring. Si libera Damiani, prova a entrare col destro, poi Brodo col sinistro alla figura. Il destro di Brodo, attenzione, poi il gancio sinistro di Brodo. Damiani cerca di alleggerire la pressione, ma è difficile scrollarsi di addosso un pugile di quella modo. Gancio sinistro e destro di Damiani, poi lavora la figura, ancora la figura Damiani, gancio sinistro di Brodo da vicino. Solidi colpi alla figura da parte di Brodo. Il destro in uscita di Brodo, al quale Damiani riesce a sottrarsi. Poi entra Damiani, destro e sinistro. Match difficile, molto duro. Contratto Brodo dal destro di Damiani. Destro in uscita del nostro pugile. Gancio sinistro di Damiani. Ancora col sinistro. Il destro e il sinistro di Damiani, la serie, ma è un macigno questo Brodo, incassa e replica, pugile di grossa esperienza, di grossa solidità. Sulle mani Damiani, le mani alte. Aveva abbassato le mani Damiani e dall'angolo gli hanno urlato sulle mani, e la conclusione della sesta ripresa favorevole a Damiani. Sesta ripresa molto dura che Damiani, a mio giudizio, si è aggiudicato nelle ultime battute, quando dopo aver contenuto molte azioni dell'avversario è riuscito finalmente a piazzare una serie che ha messo l'avversario sulle corde. Ma anche nei momenti più difficili vediamo che Brodo riesce non solo a contenere ma anche a reagire. È la settima ripresa, c'è l'arbitro Poletti che invita il manager di Brodo ad asciugare un po' il suo avversario. Scusate, il suo avversario, il pugile americano. Settimo round, il match è previsto sulla distanza delle 10 riprese. Bisognerà anche verificare quanto i due pugili hanno speso nella prima parte dell'incontro. È un ritmo non agevole per due pesi massimi, per due uomini di questa dimensione, di questa mole. Preparato il destro Brodo, Damiani è riuscito a bloccarlo, poi il gancio sinistro del nostro pugile. Ricordo James Brodo 116 kg e 800 contro i 103 kg di Damiani. Due sinistri in sequenza da parte di Damiani. Gancio destro di Damiani. Ora è Damiani che ha preso il centro del ring, sinistro e destro. Damiani cerca apertura e prova il montante destro. Poi un destro alla figura di Brodo. Gancio sinistro di Damiani, ancora il gancio sinistro.
Ma poi c'è un gancio destro di Broad, poi un sinistro alla figura di Broad. Gancio sinistro di Damiani, poi sinistro di Broad. Il destro di Damiani due volte, il gancio sinistro. È una roccia questo Broad. Gancio sinistro, ancora da parte di Damiani. Poi il gancio destro. Poi il montante destro e il gancio sinistro. Buona la varietà di colpi da parte di Damiani. Tecnicamente uno dei migliori pesi massimi in circolazione. La conclusione della settima ripresa, anche questa favorevole a Francesco Damiani, che mantiene una maggiore continuità d'azione, almeno come numero di colpi portati, come chiarezza di traiettorie, come scelta di traiettorie. Però questo Broad non ha, dà mai l'impressione di essere veramente in difficoltà, incassa, reagisce, è sempre presente, quindi conferma il suo valore, la sua esperienza, la sua solidità. Ricordo una sola sconfitta prima del limite nel suo record contro un pugile come Tim Witherspoon, che è stato campione del mondo dei pesi massimi nelle due versioni, prima per il WBC, poi per la WBA. Una sconfitta ai punti contro Tony Tucker, che è il prossimo cosfidante di James Douglas per il titolo mondiale nella versione IBF. Nelle cui classifiche Broad non a caso occupa il quarto posto. Si può discutere su questa valutazione, ma abbiamo visto che il pugile c'è, è sicuramente di gran lunga il miglior avversario che Damiani abbia mai affrontato. È l'ottava ripresa, queste immagini vi giungono dal Palazzo dello Sport di Bologna, tornata questa sera con entusiasmo attorno ad un ring. Deciso quello che fa. Da vicino il gancio destro prima di Broad, poi cerca aperture Damiani, incassa un gancio sinistro, poi un destro, poi un sinistro alla figura. Non so se convenga a Damiani rimanere così vicino all'avversario. Carica un po' troppo il destro, che diventa quindi un po' troppo prevedibile Damiani. È indietro e alza le mani. Gancio sinistro di Damiani. Ancora il gancio sinistro indietro. Ma intanto Broad lavora molto bene al corpo. Destro dritto di Damiani. Montante destro. Il gancio sinistro da vicino di Broad. Il destro di Broad, destro dritto, poi gancio sinistro, ancora il destro di Broad. Damiani stenta ad arginare l'azione dell'avversario in questo momento. Pericolosamente si scopre Damiani, Broad col sinistro, col destro, ancora col destro Broad, il gancio sinistro, Damiani si... Damiani di difficoltà, in grossa difficoltà. Spazio al destro dell'avversario, gancio sinistro di Damiani, che però non riesce ad alleggerire la pressione, cerca di neutralizzare Broad, cerca di guadagnare tempo in questa difficile ottava ripresa. Il destro di Damiani è un colpo importante in questo momento. Il pubblico in piedi. Un momento in cui Damiani è sembrato davvero in difficoltà, costretto ad aggrapparsi, poi ha alleggerito finalmente la pressione, ha messo anche lui qualche colpo. Match durissimo, match difficile, non ha mai fatto tanta fatica in vita sua Francesco Damiani. Gancio sinistro di Damiani, anche Broad sente la fatica di questi tre durissimi minuti.
Broad e la conclusione dell'ottava ripresa favorevole a James Broad. E adesso ricordati, hai capito? Abbiamo vissuto e sofferto con Francesco Damiani tre durissimi minuti in un round nel quale c'è stato un momento in cui Broad ha preso nettamente l'iniziativa, ha messo a segno duri colpi, poi nel finale fortunatamente Damiani è riuscito ad alleggerire la pressione, a mettere a segno anche lui qualche combinazione. Ora siamo alla nona ripresa, mancano sei minuti, possono essere lunghissimi. Io ho due punti di vantaggio sul mio cartellino a favore di Damiani, anche se si può forse pensare che l'ottava ripresa potesse essere aggiudicata a Broad con due punti di margine. E se non ci fosse stata la reazione finale di Damiani, poteva essere questo il caso. C'è una giuria tutta italiana e anche questo va considerato, è un vantaggio per Francesco Damiani. Buon lavoro da vicino di Broad, poi un gancio sinistro di Damiani. Buono il destro di Damiani, ancora il gancio destro di Damiani in uscita. In velocità Damiani. Gancio destro di Damiani. È il lavoro d'anticipo che bisogna sfruttare. Alza le mani, Francesco. Destro alla figura di Damiani. Gancio sinistro da vicino di Broad. Anticipato dal jab sinistro di Damiani, Broad. È un lavoro in agilità che può dare i suoi risultati. Anche se è difficile e duro da svolgere alla nona ripresa di un match condotto su ritmi inconsueti per i massimi. Il destro di Damiani, poi il sinistro. È scoraggiante Broad per la facilità con la quale, la disinvoltura con la quale incassa. Il destro di Damiani non era trascurabile. Damiani in velocità, blocca un destro dell'avversario, gli chiude la traiettoria. Evita un gancio di sinistro dell'avversario Damiani. Via di lì! Via! Un destro largo di Broad, poi sinistro corto di Damiani. Via Damiani! E la conclusione di una nona ripresa che si può giudicare pari. È comunque importante che Damiani in questo round abbia arginato l'avversario, l'abbia controllato, lo abbia boxato in velocità, sia riuscito anche ad anticiparlo in qualche occasione. E quindi è riuscito a non passare più i brutti momenti dell'ottava ripresa. Ecco qui rimandate le immagini del nono round. Mancano tre minuti alla conclusione dell'incontro. E ripeto, un incontro straordinariamente vivace, difficile vedere un confronto tra pesi massimi così combattuto, così sostenuto. Manca una ripresa, tre minuti alla fine del match. Damiani con due punti di vantaggio sul mio personalissimo cartellino. Un destro, poi un sinistro alla figura di Broad. Gancio sinistro e destro di Broad. In avanti Broad, molto determinato. Alla figura Damiani, tiene
cerca di non dare spazio ai colpi dell'avversario. Non è facile. Prima di Damiani, poi di Broad. Oh, ora Damiani stenta, incassa un montante destro, cerca di affidarsi alle gambe. Il sinistro di Damiani e Broad è al tappeto, si rialza, non è lucido. Il sinistro di Damiani, un colpo della domenica in un'azione che sembrava favorevolissima all'avversario. Un colpo di scena che ha sollevato la platea, che stava soffrendo con Damiani gli ultimi tre minuti di questa battaglia. Il destro di Damiani, e chiaramente Broad ha sentito il colpo e ora subisce. E ora è Damiani, gancio destro, sinistro, destro ancora, la serie di Damiani con Broad in un angolo, tutto il pubblico in piedi. Match durissimo. Siamo addirittura d'arrivo, Damiani guarda l'angolo, evita un sinistro dell'avversario, colpisce con il destro. Si guadagnano preziosi secondi verso il traguardo. C'è un intervento dell'arbitro Poletti, un richiamo volante a Broad. La serie è il corpo di Damiani, il gancio destro in uscita del nostro pugile. È un minuto che all'angolo di Damiani dicono che mancano 10 secondi, sono 10 secondi interminabili. È finita, via! Ed è il gong! Sospirato, ultima ripresa, difficile da giudicare, ma comunque per Damiani, per il conteggio, e il verdetto dovrebbe essere sia pure di misura per il nostro pugile. È stato un match durissimo, con un gran colpo di scena nella decima ripresa. Era un momento in cui sembrava che Damiani non ce la facesse ad arginare l'offensiva di Broad, quando un sinistro del nostro pugile ha messo per terra l'avversario. È stato un momento, un colpo di scena, attenzione, vediamo. Io devo francamente rivedere, ha perso soltanto l'equilibrio Broad, non c'è stato colpo di Damiani, non c'è stato il colpo di Damiani, io li avevo dall'altra parte dell'angolo e francamente sarebbe un errore, non sarebbe corretto da parte mia insistere su un knockdown che in realtà è stato soltanto uno scivolone del pugile americano. Io avevo Broad di spalle, ho visto partire il sinistro di Damiani, ho visto andare al tappeto Broad, ma non c'è stato contatto, non c'è stato contatto, quindi l'ultima ripresa va rivista alla luce di questo episodio. Comunque rimane un margine di vantaggio per Damiani, che sia pure di poco, a mio giudizio si è aggiudicato l'incontro. È il verdetto di una durissima battaglia che ha avuto colpi di scena difficili anche da identificare. Nell'ultimo round c'è stato un conteggio inflitto a James Broad, che lascia il ring. Rimane il suo manager a congratularsi con Francesco Damiani. Damiani raccoglie e sta raccogliendo l'applauso del pubblico. Per me non lo so, adesso...